Aldo, oggi con la mascherina perché è obbligatorio, sono qua ad aspettare il treno, ma sapete che stazione? Non è importante, ma per me è importantissima questa stazione perché in questo paese ho gli amici, fotografa il nome. Sono Novate Mezzola, Novate Mezzola, aspettare il treno che va a Colico. Guarda che la stazione non dice un granché, ma l'importante è conoscere le persone che ho conosciuto in questo paese. Poi riprendimi quello che un contadino mi ha dato, le patate rosse, che, quelle che costano di più, coltivate nel suo orto. Poi il ragù è preparato personalmente, non quello prefabbricato che vendono al supermercato che è conservato da un anno. Ma tutto in giornata. Poi le uova fresche che sono uscite dal curetto della gallina e non si sono rotte, ma sono ottime perché sono giornaliere. Ecco, Aldo è qui ad aspettare il treno per Colico esattamente alle 19:06 binario unico. Devo leggere bene perché c'è il pullman sostitutivo. Però quello che prendo io è il treno. Guardare dove sono, non c'è neanche il casello ferroviario. Qua ognuno è libero, però l'importante è che sono a vedere queste belle montagne di Novate Mezzola. Dopo Verceia, praticamente dopo il lago di Como, dopo Colico, dopo il Pian di Spagna, c'è finalmente Dubino. Verceia, Novate Mezzola e proseguendo di qua vado a Chiavenna, però io a Chiavenna non conosco nessuno, invece questo paese di Novate Mezzola ho conosciuto tante persone che hanno un cuore grande per offrire la loro merce da contadino. Va bene, non ho nient'altro da dire, fotografa quella bella montagna là che non so come si chiama, quella montagna là. Guarda, dopo mi spedisci il video e il pittore Aldo intende trovare un locale vecchio per depositare parte dei suoi quadri in questo paese, sperando che un giorno diventerò importante e la mia firma su un quadro possa valere, giudicata da un critico d'arte importante, Vittorio Sgarbi. Saluti a tutti da Aldo Maspero.